Punto 3. Sicurezza e immigrazione. L'Italia dei Valori su questi due temi importanti di dibattito politico ha un suo programma articolato. In modo particolare si deve affrontare il problema della immigrazione in maniera diversa da come è stata affrontata dall'attuale governo con l'introduzione della norma che sanziona il soggiorno irregolare in immigrazione, norma ridicola, che prevede la sanzione dell'ammenda, che può essere commutata dal giudice nell'obbligo di residenza nella propria abitazione il giorno di sabato e domenica. Sappiamo benissimo che è una soluzione totalmente ridicola, tanto è vero che sta correndo il problema, però rimane. Il problema delle immigrazioni irregolari è quella di rendere effettiva la possibilità dell'allontanamento degli immigrati irregolari. E l'allontanamento presuppone la stipula di trattati internazionali, così come appare necessario stipulare dei trattati internazionali che prevedano la possibilità di fare scontare la pena nei paesi d'origine per gli stranieri detenuti nelle carceri italiane. Ci sono delle enormi difficoltà a concludere questo aspetto con gli altri paesi, ancora non si riesce a chiudere gli accordi con la Romania e con l'Albania, serviranno invece accordi con molti altri paesi, considerando che il 40% della popolazione carceraria esistente nel nostro paese è rappresentata da stranieri, quindi è assolutamente necessario. Immigrazione significa anche regolare l'immigrazione attraverso anche le necessità economiche e di sviluppo che ha il nostro paese, quindi regolare i flussi attraverso un apposito ente che abbia una funzione dinamica ed elastica. Il problema della giustizia, che è il punto 4 del nostro programma, ha una completezza di articolazione che è necessaria per risolvere il problema. Il grosso problema della giustizia è dato, come tutti quanti sanno, dalla lunghezza del processo, quindi tempi celeri, processi che possono essere celebrati da giudici indubbiamente preparati, quindi eliminazione degli inutili formalismi, con tempi certi e poi con esiti che possano essere eseguiti attraverso forme di certezza della pena. Certezza della pena significa che il nostro Paese deve alleggerire tutta quella parte del penale che riguarda i reati di minima offensività e concentrarsi su quei reati che siano di maggiore allarme sociale, e deve prevedere luoghi di detenzione, cosa che attualmente non esistono. Si sa del grosso problema del superaffollamento delle carceri, devono essere costruite sicuramente delle nuove carceri, ma deve essere assunto un nuovo personale. Il blocco delle assunzioni, il blocco delle risorse, i tagli delle risorse, è il vero grossissimo problema che dobbiamo affrontare, impedisce addirittura l'utilizzazione di istituti penitenziari da anni già costruiti e che non possono essere aperti perché poi non vi sono gli agenti di polizia penitenziaria, non vi è il personale amministrativo che deve seguire i detenuti. Quindi è necessario intervenire su questo settore sbloccando l'attuale situazione del personale, quindi
destinando ai comparti giustizia e sicurezza maggiori risorse. È l'assoluta necessità che avverte questo Paese e sta venendo al pettine il grosso problema e la grossa contraddizione delle scelte del governo. Da una parte si parla tanto di sicurezza, però poi si tagliano le risorse che nell'arco di un triennio porteranno ad una riduzione del 40% degli stanziamenti. Se le risorse non vengono adeguate ai bisogni di garantire giustizia e sicurezza, sarà un vano parlare. L'Italia dei Valori, attraverso l'articolazione in più punti del suo programma in materia di sicurezza, immigrazione e giustizia, ritiene di poter dare risposte concrete per i bisogni del Paese e dei cittadini, sapendo che la giustizia e la sicurezza sono le condizioni necessarie per un sano sviluppo della collettività, per il convivere civile e per il progresso economico del nostro Paese.